Quando gli ingredienti sono la fantasia e le magiche atmosfere dello spazio Luzzati, non si possono intraprendere che viaggi meravigliosi, fiabe dai mille colori e dai mille personaggi, avventure in mondi fatati e fuori dal tempo. C'è tutto questo e molto altro all'interno del nuovo progetto teatrale per famiglie e scuole dell'infanzia e primarie di Teatro Giocovita, che con il Bistrò delle Storie ha aggiunto un nuovo variopinto tassello alla già ricca rassegna a teatro con mamma e papà. Oggi pomeriggio è andato in scena il primo appuntamento con l'attrice piacentina Letizia Bravi, che ha curato il progetto insieme alla collega del centro di produzione teatrale Barbara Eforo, a prendere per mano i bimbi e le bimbe dai 7 ai 10 anni, chiamati essi stessi a dare il proprio contributo per far proseguire la storia. L'idea che è partita da me e da Barbara è quella di pensare alle storie come una combinazione di elementi che noi possiamo cambiare, modificare, come una ricetta. In base ad alcuni elementi che ci dirà il pubblico, quindi in questo caso un pubblico giovanissimo, si andrà a modificare anche il finale della storia per poi riflettere insieme sul perché si è scelto di far finire la storia in quel modo e quindi insomma crescere insieme con le storie. Uno stimolo alla creatività, all'immaginazione dei bambini. E questa è una cosa molto importante, proprio per dare la possibilità di far vivere questo spazio anche in un altro modo. Il Bistrò delle Storie proseguirà domani sempre alle 15.30 con un nuovo spettacolo per famiglie. Lunedì e martedì invece, alle 9 e alle 10.45, sarà la volta degli spettacoli riservati alle scuole.